Anticipazioni Il Capitano Maria, trama seconda puntata di lunedì 14 maggio 2018. Nuovo appuntamento dedicato alle fiction della rete Ammiraglia Rai. Lunedì prossimo andrà in onda la prima puntata del nuovo sceneggiato Il Capitano Anna, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. La serie composta da 4 episodi ha già conquistato il popolo del web e i vertici della televisione di Stato sperano in un boom d'ascolti. Cosa accadrà nel secondo appuntamento che verrà trasmesso il 14 maggio 2018 in prima serata? Per scoprire la trama dettagliata vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Il capitano Anna salva la vita alla figlia e ai compagni di scuola. Nella prima puntata, la protagonista Maria ha scoperto che qualcuno stava organizzando un attentato. A quel punto, il capitano inizierà ad indagare per capire chi lo ha pianificato. Nel frattempo la militare riuscirà a salvare la vita figlia e tutti i suoi compagni d'aula da un'immane tragedia scolastica. Intanto, la squadra capitanata dalla guerra, grazie alla collaborazione del tenente Enrico Labriola, riuscirà a mettere il bastone tra le ruote al boss Vito Patriarca. Quest'ultimo e i suoi familiari hanno il monopolio di tutte le attività commerciali della città. L'uomo, però, dovrà essere operato d'urgenza altrimenti rischierà di morire. Ad eseguire l'intervento chirurgico ci sarà anche il figlio Tancredi. Purtroppo qualcosa andrà storto e quest'ultimo dovrà dire addio al genitore. Anna si rivolge alla medium Santina. Intanto, Labriola continuerà ad indagare sull'attentato avvenuto a scuola e dopo una serie di ricerche scoprirà che Anna Greca Zara è riuscita ad evitare delle maggiori ripercussioni. A quanto pare la giovane è un hacker che utilizza un simbolo particolare, una fiamma di fuoco. Grazie a questo avatar Enrico riuscirà a dialogare con lei e scoprirà che sul web ci sono altre organizzazioni che vogliono combattere delle associazioni malavitose. Nel frattempo, su consiglio di suo zio Vittorio, il capitano Maria deciderà di parlare con la medium Santina, una signora misteriosa e infida. Quest'ultima confesserà al militare di sapere i nomi dei mandanti dell'attentato e dove è scomparso Guido. La guerra crederà alle affermazioni fatte da questa sensitiva? Per scoprire la reazione di Anna e per tutte le anticipazioni della prossima puntata della Fiction Rai. Invitiamo i lettori di cliccare il pulsante azzurro Segui canale Serie TV posizionato sotto il titolo di quest'articolo.